È sempre la Trading Week, oggi comincia questo appuntamento speciale che si ripete nel corso delle, delle dirette. Abbiamo iniziato l'anno scorso e proseguiamo, insomma, anzi 2 anni fa, e proseguiamo insomma, a raccontarvi che cosa succede sui mercati con l'ausilio e con l'aiuto dei nostri ospiti vecchi e nuovi, vecchi no, con gli ospiti storici e di nuovi. Come ad esempio, dal punto di vista insomma, dei nostri ospiti storici, c'è con noi Anna Resti Bontoi, Elevate Your Trading. Anna, ben trovata, buon pomeriggio, grazie come sempre per la disponibilità. Grazie a tutti voi, buon pomeriggio a tutti. Elevate Your Trading, e sempre da Elevate Your Trading salutiamo Nicola Piasentin. Nicola, buon pomeriggio e grazie anche a te per la disponibilità. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. E allora parliamo con Anna e con Nicola di valute, di Forex e anche di materie prime. La parola io la cedo volentieri ad Anna come giusto che sia. E allora Anna, io ti chiedo un ulteriore view, insomma, per quanto riguarda quello che accade sul fronte di dollar index ed euro dollaro. Tu dirai non succede niente, come quasi sempre ci abitua a osservare questo nostro cambio di riferimento. Vero, è anche vero comunque. Comunque che il dollar index, nonostante oggi sia una seduta piuttosto molto più anonima rispetto a quella di venerdì, in cui c'era stato comunque abbiamo osservato anche una candela importante, abbiamo visto i massimi che non si vedevano dal 6 aprile, ma anche dei minimi interessanti. Beh, oggi siamo sui minimi, ma siamo comunque sui minimi della vigilia, ma siamo comunque sopra quota 92, ed euro-dollaro che si adegua ovviamente in area 1,1858, adesso appena sotto lo zero. E venerdì abbiamo visto come insomma un primo livello di supporto sia stato rotto al ribasso fino ad area 1,17, anche se insomma non è stato in qualche modo infranto, ma sicuramente è finito sotto pressione. Sto parlando troppo, a te la parola, Anna. Ti ringrazio. Ma effettivamente mi ha detto mio figlio che era il 4 di luglio, era il giorno di indipendenza degli Stati Uniti, Sì. e questa è una cosa straordinaria perché sui mercati si nota oggi un che è di quiete, no? Osserviamo che dopo un fine settimana di trading un pochino più mosso, e anche segnato dalla lettura del non far payroll che è il mercato del lavoro statunitense, abbiamo iniziato la settimana nel Forex con un ritorno alla bassa volatilità. Questa bassa volatilità ha contraddistinto i movimenti sui mercati valutari negli ultimi periodi e devo dire che da trader è un pochino fastidioso vedere dei mercati che non si muovono, no? Il nostro pane cos'è? La volatilità. Se non va da nessuna parte si fa un po' fatica. Tuttavia mi collego a quello che vedo, perché secondo me siamo in un periodo nel quale veramente stanno nascendo delle occasioni. Quindi a differenza delle volte precedenti in cui eravamo un po' titubanti nel capire dove si poggia, cosa può fare, ora sono molto più carica perché secondo me a breve nasceranno delle occasioni molto interessanti. Io ho le idee piuttosto chiare. Capisco che è un periodo contraddistinto dal fatto che molti indicatori macroeconomici per quanto riguarda la valuta statunitense, dollaro, hanno segnalato un'imponente ripresa economica degli Stati Uniti, ma capisco anche il fatto che andando a vedere a fondo quello che succede a livello degli indicatori chiave che noi studiamo per capire se ci sono cambiamenti strutturali di politica monetaria, non osserviamo dal punto di vista proprio oggettivo alcun cambiamento nei tassi, alcun cambiamento in alcuni indicatori chiave. La mia idea è che in questo momento sta nascendo un'importante occasione di vendita del dollaro. Questa è la mia idea. Ma che nasce non da un'idea, nasce dall'osservazione di un insieme di cose che mi dicono che appunto questa discesa dell'euro-dollaro a breve si trasformerà in un'occasione di acquisto, ma non soltanto l'euro-dollaro, anche gli altri cambi possono essere interessanti.
Il dollar index, vedo che anche lui è vero, è sempre qui, oggi non ha fatto un granché e va bene, però comunque quest'area qua diventa, ha reagito fortemente nell'area 93 circa, 92-75, che è un'area di resistenza interessante. Le ultime sedute sono state piuttosto rilevanti nel fine settimana. È stato ancora più interessante vedere che nonostante il non far parola abbia avuto una lettura sostenuta, non possiamo dire che sia stata una lettura debole. Certo. Comunque nella giornata di venerdì il dollaro ha fatto fatica ad apprezzarsi. Ecco, questa è una finezza che bisogna osservare con attenzione da trader sui mercati. Quando una cosa non risponde ad un dato positivo è già un segnale che inizia a dare un buon segnale, nel senso di debolezza, cioè ti arriva un dato che ti dovrebbe rafforzare, perché il mercato del lavoro, uno dei mandati della Federal Reserve, è un dato importante, e tu dollaro invece che salire, volare, ti metti lì e dai spazio alle altre valute ad apprezzarsi. Questo è da osservare in quanto, per esempio, al sentiment, no? A volte si parla, ma cos'è questo sentiment? Ecco, questo è il sentiment, è un esempio di sentiment. Comunque, per concludere, l'euro dollaro per me stanno nascendo delle occasioni. Io un primo segnale lo rilevo già con la candela di venerdì pomeriggio. Ovviamente sono leggermente titubante. Perché questo? Perché l'ho visto un po' tentennante, però da trader multiday mi proverei già un segnale d'ingresso, già da un livello leggermente intermedio, che sarebbe area 1.18.30, con uno stop loss sotto la candela di venerdì come un primissimo punto d'ingresso a favore del rialzo, e ovviamente manterrei un target ambizioso che sarebbe sopra l'area da prima, sopra l'area 1.20.50, e qualora ci arrivasse fino al lunedì prossimo poi ragioniamo nuovamente. Qualora questo segnale di venerdì non dovesse reggere, non cambia la mia idea operativa, che è rialzista di euro dollaro, e quindi cercherei di guardare con massima attenzione i livelli sottostanti, che per me sono l'area 1.17.50 e successivamente 1.17.50, poi ovviamente il minimo precedente in area 1.17 e successivamente un livello molto interessante 1.16.70. Non è tanto spazio, considerando, cioè dico, se dovesse essere violato, considerando che darebbe comunque un rischio rendimento abbastanza buono, se si va a prendere un 1 a 4, 1 a 5, sarebbe interessante, e vediamo intanto se questo segnale di venerdì ci dà un po' di soddisfazione, ma manterrei una visione di possibile ripresa ribassista del dollaro. Grazie Anna. Il dollar index è importante da osservare anche per quanto concerne ovviamente l'andamento delle materie prime. Io qui vengo da Nicola Piasentin. Anna, raccontaci un po' in poche parole, presentaci insomma il nostro nuovo ospite che fa parte della squadra di Elevate Your Trading. Io ve lo presento volentieri. Nicola Piasentin è un trader che lavora con me, collabora con me da diversi anni, molti anni. Nicola è arrivato da me come corsista, ma è una persona preparatissima che ha studiato il trading all'infinito, dopodiché ha messo proprio in pratica con dei risultati straordinari quello che sta facendo. In Elevate Your Trading è cresciuto come coach, è uno dei nostri collaboratori, dei nostri coach, che segue delle nostre dinamiche, che segue dei webinar, che segue il Cot Report, ha sviluppato insieme a me il Cot Report anche sulle materie prime, è un mio braccio destro, posso dirlo, è un ragazzo fantastico, oltre ad essere una persona preparatissima nel trading, è un ragazzo molto umile, e per questo lo ringrazio. Io ho un estremo piacere e orgoglio di dire che Nicola Piasentin fa parte di quei trader ancora sconosciuti al pubblico, ma di grande valore, di grande onestà, di grande applicazione e di grande capacità lavorative nel mondo del trading.
Nicola, adesso devi mantenere tutto quello che ha detto Anna e quindi no, ovviamente scherzo, scherzo, ovviamente. Dicevo però, volevo coinvolgerti appunto nell'analisi delle materie prime, perché abbiamo parlato di dollar index, che è un indicatore che aiuta a in qualche modo capire che direzione vuole prendere una materia prima piuttosto che un altro. Sicuramente tra questi c'è il petrolio, che nel titolo noi abbiamo messo semplicemente il prezzo non scende, e no che non scende, o meglio, rimane invariato. Adesso la candela è rossa, ma insomma oggi è una seduta abbastanza fiacca e va a consolidare insomma i livelli massimi che avevamo visto nella seduta di giovedì 1 luglio con un più 2,06% fino a quei 76,20 che rappresentano l'aggiornamento dei massimi da settembre 2018 negli ultimi 3 anni. E allora ti chiedo insomma un po' un'analisi del WTI, dato che è anche uno degli argomenti, uno degli asset insomma più richiesti dai nostri telespettatori. Nicola, a te la parola. Certo, beh, allora il VTI comunque è uno strumento che anche in elevator trading abbiamo tradato in più operazioni. Sì. E in questo momento qui si trova su delle aree, a mio avviso, di target, cioè di arrivo, anche se effettivamente analizzando il COT dell'ultima settimana, devo ammettere che sembrerebbe ci sia ancora spazio per salire, perché le posizioni nette long sono ancora vicine al 90%. E detto questo, molto probabilmente il petrolio non ha finito di salire, e quindi, complice vuoi la debolezza del dollaro che si sta avvicinando, a mio avviso il petrolio avrà ancora spazio. Spazio che io ho già, tra virgolette, anticipato alle nostre trading room, probabilmente arriverà a ridosso dei 78, molto probabilmente. E che siamo, tra virgolette, in corrispondenza anche di resistenze più o meno decennali, perché arriveremo ai livelli del 2018, agosto 2018. Ecco, quindi succederà sicuramente così, cioè arriveremo a quei livelli. No, questo chiaramente non possiamo saperlo. Sappiamo che la scorsa settimana c'è stato l'OPEC Plus, che non è andato, tra virgolette, a buon fine, nel senso che l'accordo non è arrivato, Ci sarei anche se. arrivato io, ma fai bene, bravo che l'hai anticipato. Prego, prego, Nicola. E quindi si sarebbe parlato di 400.000-500.000 barili in più al giorno, cosa che non è avvenuta, che l'Arabia Saudita si è messa di traverso. Resta di fatto che in questo momento qua probabilmente lo troveranno un accordo, ma ci sono due variabili da tenere presenti, e cioè il fatto dei contagi, del fatto che comunque a livello mondiale sta cosa è ancora presente e non ha mollato l'osso, perché ci sono una serie di varianti e quindi potrebbe compromettere la domanda. E l'altro aspetto è l'Iran, cioè il fatto che potrebbero liberare la produzione dell'Iran, che in questo momento non c'è, e questo potrebbe chiaramente, almeno a livello emotivo, andare a influenzare la crescita del prezzo del petrolio. Resta però che sembrerebbe che comunque nel breve, questo non dovrebbe andare a intaccare. Quindi, dal mio punto di vista personale, io penso che attenderò i livelli di 78-79 che ho detto prima, e lì cercherò di capire che cosa voglia di fare il prezzo. Dal mio punto di vista, anche in un'operatività intraday, secondo me sono da sfruttare dei ritracciamenti in zone di 72 per poter allungare ancora. Questa è un po' la mia idea che mi sono fatto, che ho sul petrolio.
Bene, Nicola ci ha dato una view sia nel breve, parlando insomma anche di operazioni intraday, sia nel lungo, quel livello, quel target che ci ha indicato, insomma intorno ai 78, come diceva, è quasi un livello, una resistenza decennale, perché effettivamente bisogna tornare indietro al 2014 per vedere un livello del genere e insomma il massimo di ottobre 2018 era appunto attorno ai 77 dollari per dollari al barile. Ed è anche un target che aveva fatto da supporto, insomma, andando ancora più indietro fino al 2010, circa. Giustamente ricordava Nicola anche, quanto non accaduto a livello di OPEC Plus durante la riunione, l'alleanza energetica, insomma, venerdì. L'OPEC Plus doveva votare una proposta per aumentare la produzione di circa 2 milioni di barili di petrolio al giorno tra agosto e la fine dell'anno in rate mensili da circa 400.000 barili al giorno. C'erano anche altre proposte sul tavolo: estendere i restanti tagli alla produzione fino alla fine del 2022. C'è un paese che, tanto per cambiare, si è messo boom di traverso, e quel paese è rappresentato dagli Emirati Arabi Uniti. Peraltro, proprio in queste ore è in corso una nuova videoconferenza che si sta tenendo a Londra per quanto riguarda l'OPEC Plus, e questo può anche essere una delle spiegazioni per cui oggi il petrolio è così poco mosso. Nicola, da te torno dopo. Io vorrei tornare invece da Anna Resti Bontoi, perché Anna, abbiamo già analizzato la sterlina con un altro nostro trader, ma ti volevo chiedere sul fronte dollaro-yen. Adesso questo è il grafico settimanale, torno al grafico daily, ma anche il settimanale potrebbe esserci d'aiuto. Come valuti la rottura al rialzo di quel 111 e 2 circa, che sostanzialmente è avvenuto sia giovedì che venerdì, anche se venerdì poi è stata una sorta di correzione, quasi un engulfing bearish? Insomma, oggi siamo a 110,96, a ridosso di quel target che sicuramente, insomma, rappresenta un muro oltre il quale forse potremmo aspettarci, insomma, nuovi movimenti rialzisti. Il trend è già rialzista, sia chiaro, però insomma quei 111 sono stati superati sia giovedì che venerdì. Deve dirci, insomma, è un movimento che bisogna monitorare con attenzione. Qual è la tua opinione? Allora, qui c'è sempre questa divergenza della quale ne abbiamo parlato altre volte, Certo. ovvero la stessa, più o meno la stessa politica monetaria che effettivamente pesa un po' su questo cambio. Diciamo che la Bank of Japan è stata in questo periodo più forte nel mantenere il suo indirizzo ultra espansivo. Comunque fosse, dal punto di vista tecnico, incontriamo questa fortissima resistenza che io l'avrei segnalata in area 111,50, poi per precisione ha fatto qualche pippettino in più, Ok. dalla quale il prezzo è stato respinto con questa candela, esattamente come dici tu, che somiglia molto ad un engulfing di tipo ribassista. Ecco, io solitamente non azzardo mai un trading di tipo rialzista contro una candela daily ribassista, cioè aspetto un segnale o da un livello molto più allettante, o se no cerco di andare a favore di quest'idea che mi propone questo grafico. Nel contesto generale vado veloce, non mi ispira molto vendere USD/Yen, preferirei vendere USD/CAD qualora mi si proponesse l'occasione, Eccolo. perché divergono, no? Perché il CAD ha una politica monetaria diversa, oppure comprare NZD/USD perché la Nuova Zelanda sta parlando di rialzo dei tassi e allora so che ho un qualche di vantaggio, mentre qui Kuroda sta dicendo no, noi ci saremo per sempre. Poi ci si mettono nel mezzo anche discussioni per quanto riguardano le Olimpiadi di Tokyo e qui il quadro si fa un pochino misto. Tuttavia, onde evitare di discorrere troppo, direi questo: per me questa candela per adesso si pone in area di resistenza come segnale ribassista. Finché non saranno violati i suoi massimi in area 111,70, qualunque ritracciamento tra 110,95 dove ci troviamo adesso e 111,60 è un'occasione da osservare nell'ottica dei time frame un pochino più bassi sulla quale cercare di fare qualche ingresso ribassista. Tuttavia, ripeto, non mi piace perché secondo me USD/Yen
in questo momento è un cambio che è possibile anche andare a riattaccare l'area 111,60. E allora concludo dicendoti, preferirei vedere un segnale magari rialzista in un'area un pochino più di supporto che è l'area 110,50, perché è un'area che è un pochino di supporto più rilevante e secondo me USDN può, e molto probabilmente vedremo, ma può mettersi a lateralizzare in quest'area tra 110,50 111,50, consolidare un po' dopo questo impulso rialzista che ha fatto. 110,50 dunque il target segnalato da Anna, mentre prima insomma le ho chiesto se quei 111,2 superati potevano essere un, diciamo così, un movimento diciamo a cui ne sarebbero succeduti degli altri. Lei ci ha indicato i 111,5 che rappresentano appunto una resistenza ancora più forte, perché rappresenta anche i massimi del periodo di marzo 2020, e quindi come vedete insomma si ripetono spesso i valori indicati, e proprio qui insomma oltre questo muro che dollaro yen non riesce ad andare. Anna ci ha anche raccontato di dollaro canadese anche se ne abbiamo parlato per poco, 1,2358 oggi più 0,3%, e poi Nuova Zelanda dollaro 0,70,21 meno 0,08% oggi, in virtù del fatto che la Nuova Zelanda sta aprendo molto prima di altri paesi all'aumento dei tassi di interesse. Un saluto anche al buon Mimmo da Caserta che insomma fa i complimenti a noi e agli ospiti. Nicola, torno da te per l'analisi di un'altra materia prima importante e che seguiamo con attenzione, che è il gold. 1791 in questo istante, più 0,2%. Oggi, beh Nicola, c'è una candela bella, una candela sicuramente importante, nonostante appunto i guadagni siano dello 0,2%, ma nel senso che ha raggiunto i 1795 come massimo, ma anche un minimo di 1767. Insomma, oggi una discreta volatilità, anche se poi guardando il grafico daily vediamo che sta cercando di superare questi 1790 in maniera importante anche a livello di volumi, il che potrebbe, ma ovviamente correggimi se sbaglio, determinare quel rialzo un po' che in tanti aspettano, insomma, dopo una serie di sedute pesanti, in particolare dall'11 giugno fino al 18, in cui si è in qualche modo assestato tra i 1760 e i 1750. Nicola, a te la parola. Sì, allora, sull'oro dobbiamo distinguere un po', fare delle considerazioni di carattere del breve termine nel lungo anche periodo. Dal mio punto di vista sono dell'idea che l'oro nel lungo periodo possa salire, certo che prima magari di ritornare ai livelli dei massimi precedenti può essere che vada a rivedere dei livelli più bassi, ma questa è un'ipotesi che sto valutando, perché seguendo il COT report e avendo anche delle informazioni di carattere fondamentale sono arrivato più o meno a questa conclusione. Questa settimana il nostro COT report è fiacco, nel senso che non mi dà un segnale di forza sulle posizioni nette rialziste, anzi viene da una settimana di ribassi. Però dal punto di vista tecnico dobbiamo anche prendere quello che vediamo sul prezzo, cioè la settimana scorsa abbiamo chiuso con una candelina che sembra quasi un martellino su un'area di supporto molto, molto importante, che quindi ha tenuto, e questo è già un segnale che forse da lì non vuole scendere. Quindi l'idea che mi sto facendo è che molto probabilmente nei prossimi giorni possa continuare a salire. Vogliamo metterci anche la complicità del dollaro che magari si indebolisce. Certo che comunque questo livello, esattamente insomma l'area che va fino al 1800, è un livello tosto, perché è stato rotto con forza ed è stato testato più volte
e non è stato rotto. Quindi io direi, dal mio punto di vista, che questo livello deve essere rotto, rotto con forza. Dopodiché, se questo livello viene rotto, 1800, abbiamo la possibilità di salire fino ai 1820, più o meno, insomma, questa è l'area. Se ci sarà appunto la voglia, la forza di risalire. E nel lungo periodo molto probabilmente saranno livelli che andremo probabilmente a superare, perché l'oro sarà destinato ad essere comunque una oltre che un bene rifugio, diventerà una componente di liquidità negli asset della banca, cioè nel valutare il ratio di liquidità verrà considerato anche l'oro, e queste sono le nuove disposizioni che sono emerse da Basilea 3. Quindi l'idea che nel lungo possa essere rialzista ci sta tutta, però nel breve dobbiamo anche considerare che potremmo essere preparati a vedere dei scivoloni, soprattutto in queste aree che sta testando in oggi, ok, e nei prossimi giorni. Comunque io lo vedrei positivo per i prossimi giorni, anche se, come ripeto, l'area di 1800 deve essere rotta con più decisione, perché qualora non fosse rotta con decisione, molto probabilmente magari non scenderemo, ma dovremo assistere a questa lateralità che si porta avanti dalla metà di giugno. Perfetto, abbiamo parlato anche di oro dunque con Nicola Piasentini. 1800 sono il target principale che ha fatto già da resistenza nel periodo tra aprile e inizio maggio, e che è stato però anche un importante supporto in passato. Anna, ti chiedo un'ultima analisi a livello di Forex, dopo aver visto dollaro yen, dopo aver visto euro dollaro, ti chiedo, insomma, prima ci hai accennato a qualche cambio interessante a livello di volatilità e di operatività, può essere utile e interessante capire come agire magari sul dollaro, cambio tra dollaro e dollaro canadese, dato che comunque, insomma, Nicola ci ha ricordato come sul petrolio ci sono ancora buone opportunità di crescita del prezzo. Il dollaro canadese in qualche modo è legato al petrolio, anche se ultimamente forse non ha seguito in maniera pedissequa, insomma, l'andamento del petrolio. Però, insomma, anche per questo motivo, se volessimo, insomma, interessarci e provare a ottenere qualcosa dal cambio dollaro-dollaro canadese, qual è il tuo punto di vista in questo momento? 1,2349 più 0,24% a favore del biglietto verde. Ok, qui è evidente che pesano tantissimo le notizie collegate al petrolio, per diretta correlazione tra il CAD e il petrolio. E poi è anche evidente il fatto che dal punto di vista della struttura settimanale e mensile si rende necessario un'onda di ritracciamento un pochino più ampia rispetto a quello che ha fatto fino ad adesso. Vedo sul time frame mensile nel mese precedente, quindi a giugno, una candela che mi somiglia ad una engulfing di tipo rialzista, che mi sta quasi a segnalare il fatto che questo impulso al quale stiamo assistendo adesso si possa prolungare su dei livelli più alti. Io resto dell'idea che, ovviamente, perché avesse trovato un ingresso rialzista per cavalcare quest'onda di breve va bene, ma per chi come me invece favorisce a favore del trend, io preferirei un ingresso ribassista da un'area superiore rispetto ad adesso. Questo perché faccio fatica ad entrare nel controtrend con un trend così. Sono 10 segnali falsi, uno buono. Statisticamente non mi conviene provarli, perché certo che prima o poi troverò anche quello buono nel controtrend che mi dà l'onda di ritracciamento, ma come trader devo lavorare su numeri, e statisticamente mi prenderei 9 stop per prendere un take profit. Quindi favorisco appunto il trend
Detto questo, io penso che quest'onda rialzista possa prolungarsi, che magari possa corrispondere anche a qualche ritracciamento, magari anche fulmine del petrolio, come ha detto anche Nicola, qualche ondettina di ritracciamento ci sta, anche se è ancora un indirizzo per quello che è. E quindi per me è molto importante che questo USD CAD mi dia un segnale di ribasso in un'area un pochino più su, che io ritengo essere intorno all'area 1,26, almeno questa, io penso si possa prolungare verso l'area 1,26 addirittura, perché siamo 1,23 qualcosa, sarebbero un 2% di impulso rialzista. Io nell'area 1,26 cercherò di vendere 1,2630, 2,650. Per me è un'area con allerta massima nel cercare di cavalcare poi il trend per rivedere l'area 1,20, quindi vedo proprio un bel trade su USD CAD, ma non ne sono tantissimo convinta in questo momento, proprio a causa del fatto che mi lavora contro il time frame settimanale dal punto di vista della volatilità, la quale è stata eccessiva, perché a partire da febbraio del 2020 e fino ad adesso che siamo a giugno del 2021, noi osserviamo tantissimi mesi con dei minimi decrescenti, massimi decrescenti, senza onde di ritracciamento, e questo è innaturale per quelle che sono le strutture classiche del trend. Prima o poi arriva l'onda che va un po' su, che sono mesi, e poi riprende il trend. Detto questo, di breve concludo dicendo che questa candela, che di breve invece dà un segnale rialzista, allora potrebbe questa candela ritracciare, e un livello nel quale, se avessi segnale, oserei forse pure io un ingresso rialzista, è l'area 1,21,50. Cioè, secondo me questo è possibile, che ritracci ora verso 1,21,50, che lì possa reagire, che andare verso 1,26 e qualcosa, 1,26,50, e da lì vediamo se riesce a darci segnale di ripresa del trend. Quindi di breve penso che possa avere ancora impulsi rialzisti, di lungo invece possa riprendere con grande soddisfazione il trend ribassista. Prima di salutarci, Nicola, torno da te per un'analisi veloce, ti chiedo, perché siamo a ridosso della pubblicità, ma vorrei tornare sulle materie prime, in particolare sul platino, che al momento sta litigando con area 1100 in guadagno dello 0,7%. Perché dico platino? Perché oggi è una giornata interessante per quanto riguarda le notizie del comparto auto 2 e 4 ruote. Il platino è un metallo prezioso industriale che, insomma, nell'ambito del settore auto sarà ed è tuttora, insomma, impiegato in maniera importante per le auto elettriche, per le marmitte catalitiche e non soltanto. E allora ti chiedo una breve analisi, Nicola, siamo a più 0,7%, a 1097, insomma, e cerca in qualche modo di recuperare, insomma, il terreno perduto, in particolare tra il 15 e il 18 giugno scorso. Nicola? Sì. Allora, sul platino il COT ci aveva ampiamente anticipato che ci sarebbe stata una tendenza comunque di breve ribassista. Su questa materia prima sono fortemente fiducioso che possa salire, proprio per il discorso dei fondamentali. È una commodity che comunque è in deficit di offerta, perché è molto limitata, e le prospettive di utilizzo nel campo anche della combustione idrogeno, nel campo dell'elettrico, ma in molti campi dell'industria, fa sì che diventi una commodity che veramente sarà scarsa nel tempo. Quindi, questo per dare un'idea nel lungo periodo, probabilmente sarà destinata a salire. Quello che effettivamente è successo nel breve è dovuto probabilmente a movimenti che ha fatto probabilmente la Cina, calmierando i prezzi anche relativi al rame, per esempio. In questo momento qui
il platino è sceso su un'area, ha toccato un'area a ridosso dei 1013-1015, dove ha trovato un supporto molto importante. Siamo un po' in una situazione adesso di, come possiamo dire, anche qui un po' di stallo. Perché? Perché siamo ripartiti, c'è stato un bel impulso rialzista, un ritracciamento, e oggi sta tentando di ripartire. Quindi i livelli che ha raggiunto oggi, 1094-1095, sono livelli da attenzionare con oculatezza, perché a mio avviso una volta che saranno rotti i 1100, allora inizieremo a vedere un bel percorso, una bella salita almeno fino a 1150-1160. Diversamente sarei cauto e probabilmente o entreremo un po' in lateralità o andremo a rivedere i minimi. Questo proprio perché per la debolezza che stiamo vivendo nel momento. E un'altra nota a favore comunque del rialzo dei prezzi. Brevemente. I non commercial stanno, quindi il COT dei non commercial, stanno chiudendo molte delle posizioni nette, corte, quindi questo va a favore un po' del prezzo. E personalmente lo sto attenzionando, i livelli attuali sono livelli da monitorare, però preferirei vedere rotture di 1100 per poi prendere posizioni più decise per salire. 1100 dunque, che è proprio il livello con cui in questo momento il platino sta appunto litigando e si sta approcciando, insomma, in questo più 0,6% che sta registrando in questo preciso istante. Dobbiamo fermarci, Anna Resti Bontoi, grazie a te per le tue consuete analisi, ad Elevator Trading, e anche a Nicola Piasentin. Ci sentiamo presto con entrambi, buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie. Bene, ci fermiamo, pubblicità.